questo, a Catania abbiamo delle micro discariche che spesso e volentieri vengono date alle fiamme anche da perfetti sconosciuti, e quindi siamo costretti a intervenire già con le poche unità che abbiamo, quindi con le poche squadre che abbiamo, solo a fare fronte ai genti serpaglie che ogni anno diventano sempre più violenti, ma anche a queste micro discariche che sul comune di Catania insistono già da diverso tempo. Siamo, qualora dovessero prendere fuoco, noi lo segnaliamo alle autorità competenti per far sì che anche queste micro discariche vengano interrotte. Ecco, da Vaccarezzo fino al Domo, insomma, si moltiplica a dismisura gli interventi, ma il corpo dei vigili del fuoco deve fare i conti anche con carenze di personale e mezzi obsoleti. Sì, infatti purtroppo siamo sotto carenza d'organico, c'è un vero e proprio sottodimensionamento del comando di Catania per quanto riguarda uomini e mezzi, e appunto giorno 17 di giugno stiamo scioperando tutte le sigle sindacali dei vigili del fuoco, quindi la CGL, la CISL, la UIL, la CONSAL, l'USB e il CONAMO, stiamo scioperando e faremo anche una manifestazione che partirà da via Cesare Beccaria a fronte a caserma di Vigili del Fuoco fino ad arrivare a piazza Università. La situazione è grave, si acuisce ogni anno che passa, ormai non ci passano più le palle sulle spalle, non ci passano più le promesse, vogliamo i fatti. Il comando di Catania deve essere portato all'organico che merita, all'organico che... Faccio un esempio, sono stati effettuati 18.000 interventi l'anno scorso, attualmente siamo 424 unità, per 18.000 interventi il personale deve essere almeno sulle 900 unità, quindi si capisce perfettamente il sottorganico del comando. Purtroppo è un problema che non riguarda solo i vigili del fuoco, ma riguarda anche la cittadinanza. Senza vigili del fuoco c'è una cittadinanza, quindi c'è una città e una provincia che rischia.